I gioielli dei pastori rappresentano la storia e le usanze delle comunità pastorali dell'Italia meridionale tra la modernità e l'industrialismo. I gioielli svolgono una funzione comunicativa. Questo aspetto dei costumi tradizionali è stato rappresentato in documenti ufficiali, quadri, incisioni, disegni, diari di viaggio, fotografie. Il costume è un insieme di segnali legato al corpo femminile, destinato ad esaltarne la bellezza e a dichiarare l'identità sociale di chi lo indossa. Molti gioielli sono amuleti o rappresentano immagini sacre per svolgere il ruolo di protezione e se realizzati in materie preziose rappresentano anche uno status sociale. Con l'avvento dell'industrialismo e la conseguente crisi economica delle comunità pastorali, anche la tipologia e l'uso dei costumi si modifica, fino a poi diventare parte del folklore locale.
rispetto dei costumi tradizionali è stato rappresentato in documenti ufficiali, quadri, incisioni, disegni, diari di viaggio, fotografie. Il costume è un insieme di segnali legato al corpo femminile, destinato ad esaltarne la bellezza e a dichiarare l'identità sociale di chi lo indossa. Molti gioielli sono amuleti o rappresentano immagini sacre per svolgere il ruolo di protezione e, se realizzati in materie preziose, rappresentano anche uno status sociale. Con l'avvento dell'industrialismo e la conseguente crisi economica delle comunità pastorali, anche la tipologia e l'uso dei costumi si modifica, fino poi a diventare parte del folklore.